Gesù Cristo. Io stavo ricominciando la campagna, però mentre la stavo registrando, perché adesso è tipo, oh Gesù Cristo, il 10 ottobre, cioè un mese prima del lancio di Legacy of the Void, è partita la possibilità di registrare la campagna dei Protoss, d'accordo? Allora io adesso sono costretto a non giocare alla campagna dei Protoss che vorrei, perché devo registrare tutto il resto, perché altrimenti voi non capite un cazzo. Quindi, Madonna mia, sto schiodando. Cazzo, non posso giocare a sta roba perché... Va bene. Oh Gesù! Perché tutta sta patch figa? Datemi 30 secondi che tra l'altro imposto la qualità perché qua vedo i quadrettoni tipo Minecraft e mi fa cacare. Ottimo lavoro, signore. Il pagamento di Redstone ci ha rimessi in sesta. Perché quel tosce a bordo? Voleva parlarle di persona, signore. Parlarle di continuare a fare affari insieme. Hai fatto qualche ricerca su di lui? Certo, non è un pirata. Si dice sia un fantasma rinnegato e che fosse uno dei migliori assassini del dominio, finché non è sparito nel nulla. Adesso Mengsk lo odia quasi quanto odia lei. Beh, mi sta già simpatico. Comunque, faremo meglio a tenerlo d'occhio. Sì, signore. Hola, 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 io sono Max di Berro Fronzo. Benvenuti a questo punto, alla nuova puntata della storia di StarCraft. Non ho idea di quale partita siamo. Ho dovuto fare tutto quanto un tramacco con i salvataggi perché ho tipo fatto Ctrl Alt Cance ed è esploso il computer e quindi ho perso la partita, d'accordo, che stavo registrando. Quindi per cui devo ricominciare da capo e ho dovuto prendere un salvataggio automatico per bla. Siamo arrivati in questo cazzo di posto fico. Dopo aver razziato la Redstone su quel cazzo di pianeta terrificante, adesso tipo dobbiamo fare altra roba. Adesso vi farò vedere la missione che avevo scelto, quindi probabilmente la rigiocherò in maniera tale da fare anche abbastanza fast. In ogni caso, questa cosa del fatto che c'è già Legacy of the Void mi sta destabilizzando molto perché vuol dire che io dovrò fare un cazzo di video al giorno di StarCraft per riuscire a pareggiare come si chiama, la quantità di missioni che io devo fare, poi devo farmi anche tutto quanto l'altro StarCraft, cioè l'altro capitolo di StarCraft, quella degli Zerg. Datemi 30 secondi che guardo l'audio e possiamo iniziare. Ok, linea teorica è tutto a posto. Parliamo con Tosh e naturalmente tipo cliccate qui se volete andare direttamente a quando inizio fisicamente a giocare. Eccoti qua. Io e te siamo una squadra perfetta. Tosh, che ci fai qui? Il lavoro è finito? Oppure hai qualcos'altro da propormi? Già, ho un altro lavoretto per noi, su un pianeta chiamato Belshir. Ti interessa? Può darsi. Ma cosa ci guadagno? La pirateria non è proprio la mia massima aspirazione. Lo sanno tutti che Jim Raynor vuol farla pagare cara a Mengsk. Beh, io posso aiutarti. E parecchio. Ci penserò. Per il momento, benvenuto a bordo dell'Hyperion. Parleremo più tardi. Ci sono le varie missioni che avevamo Secondo fatto, i che avevamo già visto. E nonostante io avessi detto praticamente nella partita di prima che non volevo rubare ai cazzo di Protoss, alla fine, dato che mi danno un sacco di crediti e io ho più 4 nella ricerca Protoss, volevo fare questa missione qua. Quindi, Eccolo lì, ecco. Jimmy. Proprio come ha detto la Fondazione Mebius. Soldi facili. Non lo so. Ci sono un sacco di Protoss laggiù. Dovremmo. Ma che diavolo! Attenzione, segnali biologici Zerg multipli. Oh, diavolo. Quelle bestie schifose erano rintanate nel sottosuolo ad aspettare. Non ne ho idea, ma sono sicuro che stanno venendo dritte dalla nostra parte. Beh, questo complica le cose, socio. Non possiamo combattere contro due eserciti contemporaneamente. Se saremo fortunati, non ce ne sarà bisogno.
Dobbiamo solo mantenere la zona in cima al santuario abbastanza a lungo da recuperare l'artefatto. Atterreremo qui e ci faremo strada attraverso le linee Protoss, mentre saranno impegnati a combattere gli Zerg. È solo questione di tempo prima che gli Zerg riescano a sopraffare i Protoss. Per allora ce la saremo già filata da un pezzo con l'artefatto. Rendetevi quindi conto di che quantità di merda componga il nostro DNA, perché noi andiamo su un pianeta che è sacro ai Protoss, vogliamo fottergli la loro reliquia mentre altri alieni li stanno facendo a pezzi. Quindi proprio ce ne stiamo approfittando nella maniera più becera e agghiacciante che un essere umano possa concepire. Solo i Terran possono fare così schifo, ed è per questo che questa campagna appunto è strutturata in questa maniera. E si inizia, signori. Control 1, un sacco di S. Abbiamo abbastanza. Questa volta ci ricordiamo di mettere il punto di ritrovo. Qua mettiamo un sacco di mietitori. Ma sì. Gli Zerg sono molto più numerosi dei Protoss. Probabilmente li travolgeranno fra breve. Va bene, ecco il piano. Dobbiamo recuperare quell'artefatto prima che gli Zerg si impossessino di tutta la zona. Assolutamente, d'accordo. Questi qua cosa sono? Marini, marini normalini. Mettiamo qua il punto di ritrovo e adesso non lo so. Attenzione, persecutori Protoss intorno a. Vaffanculo. Hai intenzione. Trasmissione. Ho una novità da farti provare, cowboy. I devastatori sono l'ultimo grido nel campo delle macchine da distruzione. Swan, non sono sicuro che sia il momento migliore per gli esperimenti. Certo che è il momento migliore. Li vedi quei persecutori? I devastatori possono farli a pezzi. Ok. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Ah, col medico che lo cura, che l'Hammer. Via, via, via. Con lo shift noi possiamo impartire ordini multipli a questi cazzo di SCV in maniera tale da dirgli fai questo, poi fai questo, poi fai quest'altro e poi torna, cazzo, a lavorare, bastardo. 1 SSS, non possiamo perché bla. Questi qua diciamo che gli mandiamo... Qua abbiamo uno degli artefatti, maledizione, che non possiamo prendere perché non abbiamo unità volanti. E se io tipo addestrassi un mietitore? Nel frattempo spacchiamo cose. Ma certo. Buongiorno. Non vedo l'ora. I Protoss funzionano in una maniera strana. Tutto quanto il loro fulcro economico e della popolazione si basa su questi cazzo di piloni. Una volta che tu segui questi cazzo di piloni, non solo tipo gli crei dei danni, ma addirittura... disattivi le strutture che si stanno intorno, come effettivamente avete visto. Infatti i cannoni non sparano più, come si dice in Star Wars. Possiamo ritornare un saltino alla base e vediamo se questo assaltatore può recuperare la reliquia senza troppi danni. Andiamo? No? Qua ho detto dai casso. Niente, non la può prendere, bisogna per forza fare il giro massacrandoci in maniera inutile e dispendiosa. Direi di fare un altro medico, anche per il fatto che così si possono curare a vicenda. Nel frattempo, uno e molte S. Questo lo lasciamo qui dietro. Attenzione, rilevata un'ondata di zerghi in arrivo. Eccoli. A posto. Ha chiamato? E mi sa che perderemo... No, è un medico. Era un medico. No, non era un medico. Ok. Sarà fatto. Benissimo. Affare fatto. Ma certo. E adesso qua prenderemo un sacco di sberle, perché questi qua non li si può danneggiare. Bisogna passarci attraverso e quindi via. Armato e pronto. Quante perdite solo per queste reliquie, oh.
Recuperata la reliquia, possiamo ritornare alla base sperando nel signore che adesso non pensino proprio che ora è il momento giusto per attaccare i signori Zerg. Nel frattempo potremmo probabilmente... No, 250 servono, mentre per questi qua i mastini infernali, che sono dei praticamente lanciafiamme potenziati. Questi sono marine ma grossi. Qui continuano a macellarsi, ma noi non vogliamo assolutamente entrare in questo cazzo di posto. Noi andiamo avanti e nel frattempo qui si continuano a creare delle cose e speriamo in Dio che... Ehi Jimmy, non vorrai lasciare la base completamente indifesa? No, è per questo infatti che sto continuando a creare dei soldatini, però ho un po' paura, ecco, mettiamola così. Vediamo se... siamo fuori dalla gittata dei cannoni, neanche per il cazzo. No, è morta una medica. Ok, adesso possiamo fare strage. Checkpoint raggiunto. Vaffanculo. Ma si fa prima tipo a massacrare questo cazzo di coso prima ancora del... Ecco fatto, infatti adesso qua stanno arrivando. E non penso che riuscire... E invece forse sì. Grazie Marine. Presa la reliquia, ritorniamo indietro. Abbiamo bisogno di un altro medico per il semplice fatto che uno è morto, quindi togliamone via uno e mettiamo su quest'altro. Qui ci sono i mastini che costano 250, ce li possiamo permettere anche a livello di popolazione. E nel frattempo qui continuiamo a sfornare questi cazzo di cosi. Fantastico sto medico che arriva e dice: ah cazzo, devo pensare alla tua salute benefica, vitale, e mette le cose a posto. Immagino che addirittura lascerò un medico qui. E tutte queste qua, che sono più o meno tutte quante unità pesanti, me le porto avanti. Fa anche rima. Ah, questo qua come lo possiamo chiamare? Lo chiameremo 4. 4A, 1S. Mentre questi qua sono i 2, facciamo Ctrl 2. Possiamo assegnare dei gruppi d'accordo con CTRL più un numero, in maniera tale da fare doppio clic 1, doppio clic 2 per sapere dove sono i cosi e doppio clic 4 in maniera tale da selezionare la caserma. Così uno può cliccare tantissime volte sulla tastiera. Senza un medico però si risente parecchio di questa cosa. Questo qua dovrebbe essere il pianoro su cui c'è... No, il cazzo! Proviamo a spaccare questo. Arrivano i rinforzi, vediamo se riusciamo a far fuori tutto senza troppi casini. Minchia ragazzi. No, figa. Minchia. Le perdite si sentono, senza il medico, non c'è un cazzo da fare. 4 a 1 SSSS. No! Questo assalto è andato profondamente molto male, signori. Aia. Che male che fanno i cannoni ai piromani, cazzo. Tra l'altro io dovrei trovare un'altra reliquia Protoss, che però non ho idea di dove cazzo sia, perché una era qua dietro, una era qui sotto e l'altra dove cazzo è? Boh. Ho capito, li sta costruendo, dammi un attimo di pace. Guardate qua quanto sono mal ridotti questi soldati. Medici, fate il vostro dovere. Abbiamo una quantità di soldati considerevoli, quindi andiamo a sfoltirli. Per esempio contro gli Zerg, che è un ottimo modo per sfoltire le proprie forze, andare contro gli Zerg a caso. E vai coi botti, cioè rendetevi conto. Ma no, ce ne sono troppi. Sì, amico. Non possiamo affrontare gli Zerg faccia a faccia, e lo sai. Infatti. Lascia a me le scelte tattiche, Tychus. Ma senti, ci proviamo cazzo, c'è Raynor che dice cose, cioè secondo me è brutto, proviamo a vedere in quanto tempo riusciamo a segarne uno, ma... Porca puttana!
Qua arrivano anche rinforzi. Bestia quanto sono ben difesi sti schifi. Boh. No, non posso andarli a massacrare in uno scontro diretto, mi falciano. Andiamo dall'altra parte. Questi qua, tra l'altro, possiamo rimettere nel gruppo 2 facendo destro su questa cosa qua. Dov'è l'ultima reliquia Protoss, sia maledetto? Quanto male si fanno i piromani contro ste torrette, oh, vi giuro. Ah, è di qua, vaffanculo. Sì, sì, tranquilli, non voglio passare di lì. Oddio. Merda. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Ti stavo aspettando. Chi è che vuole prendermi? Vediamo se in due ce la fanno contro una mutalisca, neanche per il cazzo. Estrema difesa. Andiamo contro questa cosa tutti insieme. L'unione fa la forza. Muori, feccia Zerg. Ah, ah, ah. Posto, amici, che cazzo di problema c'è? Possiamo anche prenderla senza spaccare questo pilone. Ma perché dovremmo farlo? Ci siamo quasi, perché qui è la reliquia. Apriamo la faccia a queste ultime resistenze Protoss. Di qui non si può passare perché ci sono sti cazzo di cosi, che maledizione, no? Cioè i Protoss creano delle zone di gioco in cui non puoi giocare. Buongiorno. Fuck. Merda. Ecco appunto. Mamma mia. Madonna santa, ragazzi. No! Va bene. Via, via, via. Allora, se non ricordo male, in sta missione c'è un achievement se riesci a spaccare quei cosi senza che ti muore anche, che ti muoia anche solamente un singolo di questi cosi qua. Quindi proviamo a raggiungere questo achievement. Ripristiniamo la salute del nostro plotone con i medichic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 
Dopodiché questi li lasciamo qui, mentre questi li portiamo al fronte. Sono pieno d'amore. Adesso proviamo a vedere se riusciamo a spaccare quei due senza morire come degli stronzi. Nel frattempo qui continuano a imperversare gli Zerg, quindi dobbiamo anche fare in fretta perché altrimenti potremmo finire male. Attendo l'ordine. Minchia, però no, due insieme. Facciamolo. Madonna mia. Giacimento minerario esaurito. Fuoco e fiamme rifornito e pronto. Per passare sui polli. Il primo tiro no, proibito. Dai! Vai coi botti! Nessuno è morto. Mando giù una squadra a prelevare l'artefatto. Abbiamo quello che ci serviva. Ora affiliamocela a tutta velocità. Jim, avevo dimenticato che eri un uomo pieno di risorse. Non commetterò due volte lo stesso errore. Kerrigan. Wow. Grazie. Continuiamo.
Che strano, Galeotto. Non ricordo di averti dato l'accesso al nostro database. Mi sto solo aggiornando sugli ultimi eventi, capitano. Questa regina delle lame sta facendo cagare sotto tutti quanti. Ma non mi pare così tosta. Non hai la minima idea di chi sia, Tychus? E nemmeno mi importa. Beh, importa a Jim. Erano molto uniti una volta. Aspetta un attimo. Stai dicendo che se la spassavano insieme? Lei era qualcosa di diverso prima che gli Zerg la trasformassero in quella cosa. E così Jimmy si sente responsabile. Onestamente, se dovessimo incontrarla di nuovo, non so cosa farebbe lui. Con una donna così, c'è soltanto una cosa da fare. Perché spegnere le cicche sui LED, d'accordo, è una cosa assolutamente non ignorante da fare. Ponte dell'Hyperion, 15 minuti più tardi, finiamo di vedere sto filmato e chiudo anche il mio video. Ho sorpreso Tychus a ficcare il naso nel nostro database, in cerca di informazioni su Kerrigan. Non so a che gioco stia giocando, ma è chiaro che non possiamo fidarci di lui. Matt, io e Tychus ci conosciamo da molto. Ci siamo cacciati in un sacco di guai. E quando alla fine la legge ci ha raggiunto, lui è stato condannato per tutti e due. E non mi ha mai tradito. Io ho avuto una seconda occasione. Lui è finito in galera. Capisco la sua fedeltà, signore, ma... Glielo devo, Matt. Lascia correre. Signor, sì. Questa conversazione si è tenuta in 47 minuti, tre quarti d'ora per dirsi ste due puttanate. Benissimo, allora io direi che la nostra il nostro video finisce qui. Io vi invito a mettere un mi piace sotto questo video se vi è effettivamente intrattenuto / vi ha insegnato qualche cosa. Vi invito a lasciarmi un commento per suggerimenti, cazzi e mazzi, che comunque probabilmente vedrò 3 o 4 giorni dopo la pubblicazione di questo video, perché io mentre registro, d'accordo, questo video qua per esempio, dopo ne registrerò altri e poi li butto fuori man mano. Quindi per cui tipo i commenti voi li vedete, cioè io i commenti li vedo qualche giorno dopo, che insomma avete capito. Vi do appuntamento comunque alla prossima puntata, al prossimo coso, e io spero di poter riuscire a finire presto questa serie qua, perché ci sono le 3 missioni dei Protoss che vorrei fare e che farò insieme a voi, capito? Perché io avete capito. Considerato che non altro è rimasto da dire, da Max dei Berro Fronzo, adios a todos.